Pace a tutti e ben ritrovati all'ascolto di Radio Messaggio Cristiano. Ben sintonizzati sulla nostra frequenza radio e ben connessi sulla nostra pagina Facebook o sul nostro canale YouTube. Come avete già capito, sta iniziando un'altra trasmissione che vi terrà compagnia con l'ascolto di alcuni canti cristiani e anche con qualche lettura tratta dalla Bibbia. Iniziamo subito col primo cantico e nel mentre vi auguro un buon ascolto da parte di Radio Messaggio Cristiano. Il primo cantico che stiamo per ascoltare è una nostra preghiera rivolta al Signore. Come un profumo d'incenso, la mia orazione davanti al tuo trono, come il sacrificio di sera, nel nome del mio Salvatore Gesù, ascoltami. Lui è il profumo di odor soave, il sacrificio è. La mia preghiera arrivi a te come un profumo d'incenso, un sacrificio di grazia, oh Dio, davanti al trono tuo, nel nome del mio Salvatore Gesù, ascoltami. Lui è il profumo di odor soave, il sacrificio è. Ascoltami,
nome del mio Salvatore Gesù, ascoltami. Lui è il profumo di odor soave, il sacrificio è. Abbiamo ascoltato questo bellissimo cantico dal titolo La mia preghiera. E mentre questo cantico era formato dalle nostre parole rivolte al Signore, adesso ascoltiamo un cantico dove invece è Lui che ci parla, dal titolo Il sogno di Dio. Questo cantico, come avrete già capito, è ispirato dalla parabola del figlio il prodigo. Popolo mio, io ti guarirò dalla tua infedeltà.
E questa parabola la troviamo scritta nel capitolo 15 dell'Evangelo di Luca. Abbiamo ascoltato il sogno di Dio e adesso noi vogliamo rispondere al Signore con un'altra preghiera, attraverso quindi un altro cantico, questa volta dal titolo Se tu squarciassi i cieli, tratto sempre dalla Bibbia. Perché abbiamo peccato contro di te, da lungo tempo siamo stati ribelli, siamo divenuti come cosa impura. Nessuno si scuote per stringersi a te, perché hai nascosto a noi il tuo volto, siamo in balia della nostra iniquità. Colui che ci plasma, tutti noi siamo opera delle tue mani, Signore, non attirarti senza fine. Oh, se tu squarciassi cieli, oh, se tu squarciassi i cieli, oh, se tu squarciassi i cieli e discendessi, se tu squarciassi i cieli e discendessi, davanti a te sussulterebbero i monti, davanti a te tremerebbero i popoli, perché occhio non ha visto, orecchio non ha udito, cosa sai compiere per chi confida in te? Oh, se tu squarciassi i cieli e discendessi, oh, se tu squarciassi i cieli e discendessi, tu, se tu squarciassi i cieli. Come già annunciato, abbiamo ascoltato insieme il cantico dal titolo Se tu squarciassi i cieli, e adesso invece ascoltiamo Parlane a lui,
Buon ascolto da Radio Messaggio Cristiano. Quando il sole all'alba spunta nel tuo cuore, parlane a lui. E quando il cielo si apre e saluta il giorno, parlane a lui. Quando tu riprendi il tuo cammino con gli altri che guidi nella luce sua, tu parlane a lui. Quando non vedi, quando l'incertezza è nel tuo spirito, parlane a lui, parlane a lui. Quando il giorno muore ma il tuo cuore vive, parlane a lui. Quando accendi il fuoco e di lei il buio, parlane a lui. Quando la famiglia si ritrova e l'amore ti unisce coi fratelli tuoi, tu parlane a lui. Quando tu vedi e la gioia scende nel tuo spirito, parlane a lui finché dirà: non sono più io che vivo, ma tu Gesù che vivi in me. Non sono più io che vivo, ma tu Gesù che vivi in me. Che Gesù per te, sempre amato, sia presente ad ogni tuo battito del cuore. Che Gesù per te, sempre conosciuto, sia il respiro di ogni momento che tu vivi. Che Gesù per te sia la vita, richiamo amico che segue incondizionatamente. Se lo desideri, Gesù sarà in te, in te. Non sono più io che vivo, ma tu Gesù che vivi in me. Non sono più io che vivo, ma tu Gesù che vivi in me. Quando il giorno muore, Gesù per te, ma il tuo cuore vive, sempre amato, parlane a lui. Sia presente ad ogni tuo battito del cuore. Quando accendi il fuoco, che Gesù per te, e di lei qui sempre conosciuto, parlare a lui. Sia il respiro di ogni momento che tu vivi. Quando la famiglia si ritrova, che Gesù per te, e l'amore ti unisce con i fratelli tuoi, parlare a lui. La gioia scende nel tuo spirito, Gesù sarà, parlare a lui, che dirà: non sono più io, non sono che vivo, vivo, ma tu Gesù che vivi in me. Non sono più io, non sono che vivo, ma tu Gesù che vivi.
Questo cantico è stato tratto dal capitolo 2 dell'epistola di Paolo Apostolo ai Galati. Infatti sta scritto: Orse cercando di essere giustificati in Cristo, siamo trovati anche noi peccatori, è forse Cristo ministro del peccato? Così non sia. Se infatti edifico di nuovo le cose che ho distrutto, io mi costituisco trasgressore. Perché per mezzo della legge io sono morto alla legge affinché io viva a Dio. Io sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E quella vita che ora vivo nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Io non annullo la grazia di Dio, perché se la giustizia si ha per mezzo della legge, allora Cristo è morto invano. Adesso ascoltiamo un cantico che ci parla della prima venuta di Gesù, tratto dal capitolo 53 del profeta Isaia. Infatti è proprio questo il suo titolo, Isaia 53. Ci ha creduto a quello che abbiamo annunziato, e a che è stato levato il braccio di Dio. È venuto fra noi come una radice che spunta da un arido suolo. Non aveva bellezza da attirare i nostri sguardi, né apparenza da farci desiderare. Disprezzato dagli uomini, abbandonato, uomo di dolore Gesù, ma noi non ne facemmo stima e non capimmo che egli moriva per noi. Erano le nostre iniquità che lo uccidevano in croce, perché Dio tanto ha amato il mondo che ha dato il suo unico figlio Gesù, affinché non perisca ma abbia vita eterna. Noi tutti eravamo erranti come pecore, ognuno seguiva la sua via, ma l'Eterno ha fatto cadere su lui la condanna di tutti noi. Maltrattato io a se stesso in muto di fu davanti ai suoi assassini, ma chi riflette che moriva per noi, spaziato e trafitto in croce, perché Dio tanto ha amato il mondo che ha dato il suo unico figlio Gesù, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Perché Dio tanto ha amato il mondo che ha dato il suo unico figlio Gesù, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. E questa è una delle tante profezie riguardanti la prima venuta di Gesù, che risale a circa 700 anni prima della sua nascita. Però, come sappiamo, ci sono tante profezie riguardanti la sua seconda venuta che ancora deve avvenire. Infatti, Gesù deve tornare una seconda volta sulla terra per regnare 1000 anni come re dei re e signore dei signori.
E alla fine di questo periodo, tutti noi suoi figli che ci siamo sforzati di fare la sua volontà, saliremo con lui nel regno dei cieli. E se volete saperne di più per quanto riguarda questo periodo chiamato millennio, potete leggere sulla nostra pagina Facebook, su YouTube oppure anche su Instagram la lettera universale. Basta cercare Radio Messaggio Cristiano. E questa lettera ci parla proprio di questa seconda venuta di Gesù. E per qualsiasi informazione potete liberamente chiamare a questo numero dove risponde appunto Radio Messaggio Cristiano e potete parlare direttamente col fratello Nino. Il numero è 349 64 11 232. Lo ripeto, 349 64 11 232. E se volete potete anche scriverci via email a pastore@rmcr.it. Adesso ascoltiamo insieme il cantico dal titolo Come un sigillo. Gli occhi tuoi son come una colomba. La veste tua è bianca più che neve. Tu risplendi di gloria agli occhi miei. Questa luce non si oscuri in te. Tu sei bello mio divino sposo. Gli occhi tuoi sono come fiamma ardente. Tu risplendi di gloria nell'immenso. Nel giorno che dal cielo tornerà. Metti come un sigillo su di me. Fa che io appartenga solo a te, nel mio cuore non regni mai, o Signore, altro Dio, altro Re, fa che nella mia vita solo tu sia importante e prezioso, mio Gesù, niente mi separi mai da te. Resta sempre fedele tra le spine. Siedi ai piedi miei qui tra gli ovili. Il colore dell'oro prenda le ali. Il profumo dei gigli il tuo cuore. Sono come una colomba. Agitarsi nel vento la tempesta. La tua veste è bianca più che neve. E sta ancora con me, non mi lasciare. Tu risplendi di gloria agli occhi miei. Tu conosci le ansie. Questa luce così oscura in te. Metti come un sigillo su di me, fa che io appartenga solo a te, nel mio cuore non.
sei importante e prezioso, mio Gesù. Niente mi separi mai da te. Niente mi separi mai da te. Niente mi separi mai. Vogliamo così chiedere al Signore di mettere un sigillo dentro di noi, di mettere il suo spirito all'interno dei nostri cuori, e lo facciamo anche con questo cantico, per l'appunto dal titolo Dio, dammi il tuo spirito. Dio, dammi il tuo spirito. Bisogno di te per riempire il mio cuore col tuo amore. Vieni e riempimi. Dio, dammi il tuo spirito. Ho bisogno di thank you.
Come già annunciato, abbiamo ascoltato insieme il cantico dal titolo Dio dammi il tuo spirito, che è una richiesta che vogliamo fare al Signore. E adesso continuiamo la trasmissione con l'ascolto di altri cantici. Pace a tutti e buon proseguimento da Radio Messaggio Cristiano. Il titolo di questo che stiamo per ascoltare è Se il vento cambierà. Il vento all'improvviso potrebbe cambiare, trovarmi in mezzo a un mare tempestoso senza te, scoprire che le onde già sommergono il mio cuore, soffrire nella prova e nel dolore. In quelle notti tenebrose fa che o Signore Dio non perda in te mai la fiducia mia e non disperare, lasciarmi poi andare nello scoraggiamento del mio cuore. Se il vento cambierà e il sole si oscurerà, non cambierà però l'amore tuo per me. Non mi abbandonerai anche quando una voce me lo sussurrerà, ma il tuo amore non cambierà. Tenebrose, fa che o Signore Dio non perda in te mai la fiducia mia e non disperare, lasciarmi poi andare nello scoraggiamento del mio cuore. Se il vento cambierà e il sole si oscurerà, non cambierà però l'amore tuo per me. Non mi abbandonerai anche quando una voce me lo sussurrerà, ma il tuo amor non cambierà. Anche quando una voce me lo sussurrerà, ma il tuo amor non cambierà. Potrebbe cambiare, trovarmi in mezzo a un mare tempestoso senza te, scoprire che le onde già sommergono il mio cuore, ma non dubitare del tuo amor. Se il vento cambierà. Infatti sta scritto nella Bibbia: se Dio è con noi, chi potrà essere contro di noi? E inoltre Gesù un giorno disse: nel mondo avrete tribolazioni, ma fatevi animo, io ho vinto il mondo.
si è acceso un fuoco bellissimo, da calore colora i prati e in fondo ai cuori illumina. Dagli altri campi intorno tutti si volgono là, perché un labirinto di paradiso scende fin dentro l'anima. E vola in alto dove Dio, e dona la vallata la vita. Ti ritrovi come un tassello del grandioso mosaico che il Signore ha nella sua mente, e dove ha pensato pure te. Quale sarà il tuo posto? Stiamo ascoltando La luce nella vallata. Che via di strada sarà la tua? Parlane a lui e capirai. E volai in alto dove è Dio, e dona la vallata la vita, quello che sei. Da tutto a lui senza misura, perché è proprio questo ciò che lui ti chiede. Ma vola nell'infinito, nei campi della vallata, mille fiamme già spuntano, per dare luce ai prati intorno, e mille rugiade brillano. E vola in alto dove Dio, e dona la ciò che lui ti chiede, ma tutto a lui e non pensare più a te, ma vola nell'infinito, ma tutto a lui senza misura, perché è proprio questo ciò che lui ti chiede, ma tutto a lui e non pensare più a te, ma vola nell'infinito. Vi ricordo che siete all'ascolto di Radio Messaggio Cristiano, che vi sta tenendo compagnia con una trasmissione dove state ascoltando dei canti cristiani e anche qualche lettura tratta dalla Bibbia. E adesso, prima di continuare con altri cantici, vi ricordo che ogni domenica mattina potete seguire la diretta del fratello Nino, alle 10:15 circa. E questa diretta è preceduta dalle trasmissioni delle richieste, quindi dove sono presenti tutti i canti e le letture che avete richiesto voi durante la settimana. E i cantici che potete ascoltare e quindi che potete richiederci sono tutti quelli che vanno in onda nelle trasmissioni che come questa sono presenti anche su internet, quindi sul nostro canale YouTube e la nostra pagina Facebook. E per farceli pervenire potete chiamare al numero che dicevo prima, ma che adesso ripeto, 349 64 11 232. E se volete potete scriverci via email, quindi a pastore@rmcr.it. E oltre alla diretta potete seguire settimanalmente, quindi ogni martedì e venerdì sera, i culti registrati.
E invece ogni sera sulla nostra pagina Facebook e su Instagram potete leggere il versetto del calendario accompagnato da un breve commento sempre del fratello Nino. E per chi non lo sapesse, ricordo che questi versetti sono stati sorteggiati tempo prima con preghiera. Infatti a breve verrà pubblicato il calendario del prossimo mese, però tutto l'intero anno è già stato fatto, tutti i versetti sono già stati sorteggiati. Stiamo ascoltando pensando a te. Desidero venire presso questo altare dove brucia un fuoco sacro e splende una luce inaccessibile. Dove sale un profumo, una fragranza di grazia, ed il sangue del sacrificio mi rivela il Calvario. Prima che il vento del giorno spiri e le ombre fuggano, io me ne andrò al monte della mirra, al colle dell'incenso, dove la rosa di Sharon ed il giglio delle valli e fondono nel mio cuore un dolce amore. E lì contemplare il tuo volto coronato di spine, le tue mani forate da quei chiodi che ti hanno offeso. E poi toccare con i miei occhi quanto infame è stata la croce. Hai prestato il tuo dorso ai flagelli ed il tuo volto agli sputi. Ma sei stato col ricco nel sepolcro perché la tua anima innocente non poteva essere trattenuta nei legami della morte, ed hai lasciato una tomba vuota. Ora al cielo sei salito, perché sei il Signore, il Re, Gesù. Perché sei Re Gesù, tu sei il Re Gesù. Io qui adoro te, tu sei il Re Gesù. Lassù, io qui adorerò solo te. Io qui adoro te, tu sei il Re Gesù, beato il Dio lassù. Jesus,
lassù. Io qui adorerò solo te. Io qui adoro solo te. E abbiamo così insieme ascoltato il cantico dal titolo Pensando a te, e adesso invece ascoltiamo E Dio ti risponda. Buon ascolto da Radio Messaggio Cristiano. E Dio ti risponda il giorno in cui a Lui griderai e a Lui spanderai il tuo cuore. Il giorno in cui ti sentirai così solo e abbandonato, senza un amico con cui parlare. Quando il vuoto di questa vita ti riempirà, e invano hai cercato e non hai trovato. Quando le angosce e le amarezze ti porteranno al punto che tu pensi sia meglio morire. Allora ti risponda il Dio d'amore, il Dio che ha tanto amato, che ha dato il suo Cristo per salvare questo perduto mondo che senza speranza e senza vita morto era nei suoi peccati. Risponda il giorno in cui in tenebre scure la tua strada si è smarrita e sei diventato cieco, che il male che vive intorno a te non vedi e non sai conoscere. E il fango più fitto del pantano in cui sei caduto trascina i tuoi passi sempre più giù. Non puoi liberare la tua vita, schiavo del vizio che ti opprime e che ti fa tanto soffrire. Allora ti guidi il nostro Dio verso la luce del suo amore che il tuo cuore libererà. Alla salvezza che solo da spinga il tuo cuore il Salvatore, ti doni la gioia del suo amore. Grida al Signore, grida forte, grida col cuore, non rimanere nel tuo dolore. Spezza il tuo animo davanti al suo grande e immenso amore, stendi le mani verso di Lui. Vai a Cristo peccatore, figlio della disperazione, che Dio ti ama, gli ti chiama. Figlio perduto, vieni a me, che vita nuova ti darò, e mai in eterno ti lascerò. Thank you.
Ma noi vogliamo ringraziare il Signore perché, soprattutto nei momenti in cui non ce ne accorgiamo, in realtà è sempre accanto a noi. Sentire, vivere, grande,
Infatti Gesù è la luce del mondo ed è la luce che guida i nostri passi se noi veramente vogliamo seguirlo. Come dicevo prima e non ricordavo più dicesse questo cantico, il Signore è la luce che guida il nostro cammino. Abbiamo insieme ascoltato questo bellissimo cantico dal titolo Voglio cantare e adesso ascoltiamo Guidami. Passano gli anni anche per me, quanti son passati già da quel giorno che Signor io ti ho incontrato. Penso alla strada che ho percorso insieme a te, penso alla mano tua che ha guidato i passi miei. Quante gioie e felicità, quante prove e difficoltà, spesse volte nella distretta, ma la tua mano mi ha sorretto. Ora guardandomi indietro io posso dire solo che sol per il tuo amore, oddio, sono arrivato qua. Guidami, Signor, tutti i giorni miei, perché io ti sia fedele ed un posto sia nel cielo che per me. Passano gli anni ed altri un po' passeranno su di me, presto vecchio diventerò alla fine dei giorni miei, ma quale gioia sarà in me concludere la vita mia col Signore a me vicino, nella morte e nell'eternità. Guidami, Signore, tutti i giorni
sia nel cielo che per me. Guidami, Signore, tutti i giorni miei, perché io ti sia fedele ed un posto sia nel cielo anche per me. Ed un posto sia nel cielo anche per me. Come ho già annunciato prima, abbiamo ascoltato Guidami e adesso invece ascoltiamo Lodate l'Eterno. Buon ascolto da Radio Messaggio Cristiano. L'Eterno, genti della terra, lodatelo, perché egli è re, angeli suoi santi, che ubbidite a lui, lodate il Signore, il suo trono è nei cieli ed egli regnerà per sempre. Sua grande maestà e beneditelo voi tutti santi suoi e tu mia anima loda il Signore, lodalo per grande suo amor. Lodate l'Eterno nella sua dimora per le sue gesta, lodatelo ciò che vive, lodi l'Eterno, lodate il Signore, il suo trono è nei cieli ed egli regnerà, per sempre il suo regno sarà. Lodate il Signore, voi le sue opere, in ogni luogo della sua grande maestà, e beneditelo voi tutti santi suoi, e tu mia anima loda il Signore, lodalo per grande suo amor. Voi le sue opere in ogni luogo della sua grande maestà, e beneditelo voi tutti santi e tu mia anima loda il Signore, lodalo per grande suo amor, lodalo per grande suo amor. Adesso ascoltiamo insieme l'ultimo cantico per questa trasmissione. Il suo titolo è Dio della mia vita, sul quale vi saluto. Pace a tutti e alla prossima trasmissione.
dicimi, solo in te assicuro.